Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi ci vediamo tutti i pronostici sulla Serie A e anche questa volta ho da farti vedere un paio di pronostici, anzi per l'esattezza quattro pronostici sui calci d'angolo che ci ha dato Mattia. Nel video precedente ci sono state due casse e invece due sono risultati errati. Avevamo consigliato di giocarli sia in singola che in raddoppio e poi di fare una multipla. Quindi in teoria, se è andato tutto bene, dovresti aver fatto due casse con i pronostici mentre dovresti aver sbagliato la multipla. Spero che questa settimana riusciremo a fare ancora meglio. Ci vediamo tutto subito dopo la sigla. Benissimo, allora prima di cominciare con i pronostici facciamo le solite quattro chiacchiere perché ormai ho imparato a capire che mi piace anche un po' cazzeggiare e parlare prima di fare il pronostico della partita. Allora, non so se hai visto il video precedente. Quello su Sassuolo-Napoli. Ho analizzato la partita Sassuolo-Napoli tirando fuori la quota reale, cioè ho fatto il picchetto tecnico sulla partita Sassuolo-Napoli per capire qual era la quota reale che ci avrebbe dovuto offrire il Bookmakers e confrontarla poi con quella che invece ci ha offerto. C'è una piccola discrepanza. Piccolina, niente di particolare, che però secondo me va valutata soprattutto negli ultimi minuti prima che la partita comincia. Il book ce l'ha fatta un po' più facile la vittoria del Napoli di quello che è realmente. Che vuol dire? Non lo so. Per adesso secondo me vince il Napoli, però comunque è un'indicazione importante da avere, anche se poi non è rilevante alla fine della nostra giocata. È importante saperlo. Più di una persona mi ha chiesto: ok, ma come si fa il calcolo che ci hai fatto vedere? Farò un video apposta perché è un po' complicato spiegarlo a parole, cioè sono calcoli facili da fare, però è un processo un po' lungo, quindi faccio un video a parte sulla quota reale. Detto questo, che altro devo dirti? Hai visto purtroppo magari anche il video sulla truffa del metodo Stats for Bets? C'è una persona che vende spacciando per mio un foglio Excel, purtroppo non è il mio, quindi chi lo compra non su statsforbets.it in pratica si fa truffare, spende pochi euro in meno di quello che spenderebbe sul mio sito, ma compra un'altra cosa. Quindi è un po' come quando si andava a comprare i CD taroccati, no? Sì, pagavi 5 euro il CD, però poi mettevi nel lettore e ti saltava, non funzionava, non avevi buttato i soldi. È più o meno la stessa cosa, perché non è quello che ho fatto io, non è il mio algoritmo, non è niente di quello che mi appartiene e quindi chi lo compra, insomma, rimane fregato. Comunque, detto questo, ci vediamo tutte le partite che si disputano sabato, subito prima di Pasqua. Bene, eccoci con le partite. Allora, cominciamo subito con la mia Roma che va a Bologna in una trasferta che secondo me non è per niente facile. Non so quello che la sosta abbia fatto ai giocatori della Roma, nel senso avevamo chiuso molto bene con un paio di vittorie particolarmente importanti, il passaggio del turno in Champions League, la vittoria a Crotone, avevamo dato quattro schiaffi al Napoli, insomma era una Roma che stava andando molto bene. Non lo so, tra nazionali, pausa e quant'altro. Se torniamo che stiamo ancora su quella cresta oppure se torniamo un po' invece stanchi, io non lo so. Allora, le statistiche direbbero under 2.5 al 59%, quindi piuttosto alta come statistica di under, in particolar modo perché la Roma in trasferta subisce solo 8 gol
in 14 partite. Io penso e spero che la Roma possa vincere a Bologna, diciamo che sarebbe un X2. Se proprio vogliamo star tranquilli che under 2.5 è troppo stretto, potrebbe essere un X2 under 3.5 come indicazione di giocata. Atalanta-Udinese. Allora, l'Atalanta sta continuando anche quest'anno a sorprendere, no, non a sorprendere, a giocare bene, perché ormai abbiamo capito che è una squadra di quelle, insomma, che giocano meglio al calcio, tolte le grandissime. E secondo me 57% vince l'Atalanta, esito 1. Cagliari-Torino. Il Cagliari si è preso questi 3 punti a Benevento, che sono una di quelle partite un po' strane. Infatti a fine campionato, o comunque verso la fine del campionato, bisogna stare attenti anche a queste partite un po' così. Al 90esimo sta 1-0 al Benevento, al 94esimo sta 1-2. Comunque gioca contro il Torino e al 61% di probabilità viene dato l'esito over 2.5. Nelle ultime 5 gare il Cagliari ha fatto 4 volte over e il Torino 3 volte over. C'è da dire che sto Torino, che all'inizio era partito molto bene con Mazzarri, ultimamente non è che stia brillando. Infatti entrambi gli over, la tendenza di entrambe le squadre all'over è più a causa dei gol subiti che non quelli fatti, perché ne fanno di media uno, poco più di uno a partita, mentre tutte e due ne subiscono più di 1,60 a partita. Quindi diciamo attacchi che segnano poco, difese che invece non sono granché. Secondo me potrebbe essere una partita da over. Fiorentina-Crotone. Come ho detto anche in altri video, sarà sempre difficile valutare la Fiorentina da qui alla fine della stagione, perché quello che è capitato con Astori, non sai mai se a un certo punto scatta un click nella testa dei giocatori e lo superano e quindi danno sempre il 100%, oppure se magari stai in campo e dopo un po' ti distrai perché dici vabbè sì, sto a giocare a pallone ma è morto un mio amico, capito? È un po' strana la Fiorentina, in teoria dovrebbe vincere in casa contro il Crotone, però è pure vero che il Crotone deve salvarsi. 53%, anzi 54% perché è 53,9%, esito gol. Il Crotone in realtà ne fa 0,92 a partita, quindi non proprio uno. Però deve salvarsi e quindi diamo un po' di fiducia al Crotone, esito gol. Poi vabbè, secondo me vince la Fiorentina. Comunque, Genova-Spal. Questa è una delle partite con la statistica più alta che mi sia capitato di vedere in tutta la stagione. Sto parlando dell'esito under, al 74,4%. Segnano poco, subiscono soprattutto il Genova molto poco e incredibilmente il Genova su 28 partite fa 22 under, la Spal su 29 ne fa 17. Nelle ultime 5 il Genova 5 su 5 under, la Spal 4 su 5 under. Allora è una statistica talmente violenta verso l'under che potrebbe finire over, per assurdo, perché cioè talmente tante volte l'under in questa partita che potrebbe finire over. Ovviamente dico under 2.5, però bisogna pure stare attenti, perché quando un evento si ripete così tante volte, prima o poi deve anche bloccarsi la ripetizione. E quindi potrebbe uscire over, però onestamente no, non me la sento di dire over. Under 2.5. Inter-Verona. Qui la statistica ci direbbe 52,5 under 2.5. Qui mi sento
tranquillo a contraddire la statistica, perché il Verona subisce due gol secchi a partita, sia quando gioca in casa sia quando gioca in trasferta. Quindi l'Inter che ne fa 1,80 a partita, secondo me questa partita qui finisce over 2,5 e ovviamente vince l'Inter. Lazio-Benevento. Anche questa non è male come statistica, non è 74% come la SPAL col Genova, però 59% esito over. Addirittura potrebbe essere un over 3,5. Perché comunque la Lazio in casa fa 2 gol e 30 e il Benevento in trasferta ne subisce 2 e 36. Quindi questa potrebbe essere 1 perché vincerà la Lazio, over 3,5 ad esagerare, over 2,5 è più tranquillo. Chievo contro Sampdoria. Ah, questa mi stupisce. 55,6% esito over. Vediamo di capire perché. La Sampdoria in trasferta subisce due gol a partita, molti. E il Chievo in casa ne subisce 1,50. Quindi, allora, anche in questo caso, come la partita del Torino, l'over è dato più dalle difese che subiscono molto che non dagli attacchi, perché in attacco ne fanno 1,20 circa. Entrambe. È pure vero che queste due squadre si stanno giocando poco in questo momento, quindi potrebbero anche accontentarsi di un pareggio, però non credo un pareggio 2-2, non lo so. Allora, forse guarda, Chievo-Sampdoria ti dico esito gol. Non sono sicuro se fanno l'over, se fanno il terzo. Secondo me gol lo fanno entrambe. Sassuolo-Napoli, proprio quella che abbiamo visto nel picchetto tecnico. Allora, 53% under. Perché? Perché il Sassuolo in casa fa 0,40 gol. Una miseria. Io c'ho Babba Gar al Fantacalcio, speravo che andava a Sassuolo e faceva gli sfracelli. Non ha fatto finora una minchia, diciamo così, alla francese. Il Napoli però in trasferta ne fa 2,14 di gol, quindi insomma non è che ce l'ha basso lo score, però ne subisce 0,50. Quindi il Sassuolo ne fa 0,40, il Napoli ne subisce 0,50. Potrebbe essere sia da no gol che da under. Il problema qual è? Il problema è che il no goal in una partita così è difficile da dare, perché comunque il Sassuolo sta sempre lì a lottare un po' per la retrocessione. Per carità, non è col Napoli che deve salvarsi, però cioè un gol può capitare che le squadre lo facciano, un tiro a culo, un'azione per... Non lo so, non mi convince il no goal, però non mi convince neanche dire over secco. Non lo so. Allora, questa potrebbe essere come la Roma. X2, perché non sono sicuro che il Napoli vinca al 100%. X2 under 3,5. Potremmo cavarcela così. X2 under 3,5 secondo me ci sta. O X2 over 1,5. Anche. Però, insomma, questo è il quadro statistico. Poi non sempre si riesce a capire cosa dicono queste statistiche. L'ultima partita è Juventus-Milan. Allora, il pronostico dice Juve perché sta lottando per lo scudetto, perché è più forte, perché comunque in casa è un rullo. 14 partite, 12 vittorie in casa. Però il Milan nelle ultime 5 ne ha vinte 5. E la Juve ne ha vinte 4. Nel totale ovviamente è più forte la Juve, però non è male l'andamento del Milan. Infatti la vittoria della Juve viene data solo
tra virgolette, al 52%, quindi non è schiacciante. Vabbè, diciamo esito 1. Se vogliamo provare una sorpresa, possiamo dire esito gol. Quindi 1 per stare tranquilli, gol per provare una sorpresa. Benissimo, queste erano tutte le partite di Serie A. Poi, come promesso, ti devo dare i corner. Allora, tutti i corner che ti dico sono da giocare over 9,5. Quindi più di 9 corner. Come l'altra volta, puoi giocarli in singola, sicuramente. Puoi fare dei raddoppi e poi magari, se vuoi, puoi mettere 2 euro per una multipla complessiva. Allora, over 9,5 dei corner su Atalanta-Udinese, Juventus-Milan, over 9,5, e poi in Serie B, Frosinone-Venezia, over 9,5, e sempre in Serie B, Empoli-Salernitana, over 9,5. Questi sono consigliati da Mattia, Stats for Corner, anche su Instagram se volete seguirlo, e sono i nostri pronostici per i calci d'angolo. Benissimo, queste erano tutte le partite della Serie A più i pronostici sui calci d'angolo, c'è anche la Serie B. Mi raccomando, fai buona Pasqua a questo punto, perché ci rivedremo ad aprile, quindi dopo Pasqua. E ritornando 2 secondi sulla questione della truffa del foglio Excel che viene proposto via email, veramente per risparmiare 10 euro, 15 euro, non fatevi truffare, perché altrimenti è inutile. Cioè, se uno per risparmiare 2 spicci si deve far truffare, è veramente una presa in giro. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!